infatti Ciccione non c'è che c'è un rigore inventato, quel pagliaccio di Ciccione, dov'è? Quel clown di Ciccione, dov'è clown? A me mi ha mandato un paio di WhatsApp. Così. WhatsApp non vale. Io posso dire una cosa, il contatto secondo me c'era. Così mi ha mandato. Ciccione è ridicolo. Gli ho detto che è un ladro, tutti ogni volta che c'è un rigore che si no, sono pure, so pure editore, ho 3 televisioni nazionali, quindi lo pubblico e faccio quello che cazzo mi pare, Matteo, pensa un po'. Che schifo Ciccione. Iaio, ti vuole difendere in qualche modo? No, ma non so che squadra tifa, Argeno, ho sentito, e parla da Lazio. Io tifo la prima squadra nata e l'ultima a morire, il ragazzo, il Gemma Cricket and Football Club. Bella, grande squadra. Oh, mio nonno camminava ancora quando aveva vinto il Genoa lo scudetto, capito? Mo sta con 3 piedi, sa. Ah, beh, questo è rispetto perché... Ma infatti tu sei il classico, vedi, che non ha rispetto per gli anziani, vieni qua, hai indottrinato. Ma tanto è mio nonno, non è tuo nonno. Rispetto per le... Non c'entra, una persona anziana. Come c'entra? Tuo nonno ha avuto il piacere di vedere grandi partite. Te lo a me mi frega niente di quello che ha visto mio nonno, capito? Io campo per quello che ho visto io, capito? Se a me mi raccontano le cose, di che stiamo a parlare? Cioè, Santino. Pure il Torino è il grande Torino 87 anni fa, ma so 30 anni che vedo il calcio. E il Torino, se sta in quei bassi... Quote come il Genoa che farite, non è colpa mia, eh. Ma scusami, ma tu la storia, tu ci sei andato a scuola intanto. Ma a me mi frega niente dalla storia, tanto no, tutti passiamo qua, Se stai qua e rispondi, dai. Ma facciamo, e parla, dai. Prima domanda. Parla. Sei andato a scuola sì o no? Sì. Fino a che scuola, permettimi? Fino a università poi ho lasciato. Hai fatto bene, te lo dico, perché tu ho sei fatto bene, te lo vedo, ho visto a te, ho visto, ho fatto bene, sì. Sì, adesso inizio a dire cazzate, perché la storia... Vai, parla. Tu, se non hai la storia, sei che parla del presente, della... Ma quanti anni c'hai te? Fammi parlare, quanti anni c'hai te? 38 anni di storia. Ama vince te, nella tua vita. Certo, come no, lo vedo vincere tutte le... E allora, io non ho mai visto la Lazio in Serie B, quando la Lazio mi dicono, tu però la Lazio stava in Serie B, ma io non ero nato. Quindi io quando sono nato ho visto... Oh, ma fammi parlare, tu parli della storia. Ma vai a pregare la Madonna. Ma sta buono, rimetti la telecamera così, va. Mettite più giù la telecamera, sembra che stai sulla spiaggia. Va a dormire, va. Va a dormire, che è tardi. Abbiamo una stagione davanti. 49 anni, va a dormire, frate. Che te a mezzanotte devi stare ancora già a dormire sul cuscino, vai. Uno contro uno che non ti aspetti. È il grandesa santo, torna a pregare il Genoa, quando cazzo va, ma che parli a fare? Allora io non so, non mi chiamo santo per pregare. Vai biancazzurro, ti sei vestito, parli male. È l'unica cosa che ti rimane, Genoa, nome che parla del Genoa. Top Gabra, perché scudetti nell'anni 30. Ho provato, ma impara la storia rispetto a tuo nonno. Ma che cazzo mi frega a me della storia? Due cose devi fare. Ma che cazzo mi frega a me? Allora e prega. Ho provato a prega. Prendere, scusa Iaio, il fermo immagine sì. del rigore. Ho provato a prendere il fermo immagine del rigore. Dovrebbe essere questo. Sì. Il momento dell'ipotetico fallo. Faccio un pull della simulazione. È giusto, è giusto. Ragazzi, se voi non l'avete vista e dovete andare a letto, lo dico agli altri, vi saluto ovviamente. Non so se qualcuno è nella stanza. Io prima di andare voglio dire una cosa, perché ho visto questo episodio e che sia genoano oppure che tifi Inter o qualsiasi squadra, secondo me il contatto c'è, però è un po' generoso, perché mi sembra tanto quello di Lautaro mi sembra Tomori. Cioè, che anch'io da interista ho detto no, questo non è un rigore, cioè è un rigorino secondo me, però comunque il contatto si vede anche qua c'è stato. Detto questo, la partita non è... Sei diventata onesta nell'ultimo anno, Manu. Hai visto? Mi fa piacere. Hai visto, Gabra? È la maturità, la saggezza. Lo apprezzo. È la storia. Buonanotte, Manu. È la storia. Buonanotte, Manu. Rispettate i nonni. Ciao. Sentiamo tutti. Raga, secondo me Immobile si sposta la palla e poi va lui a cercare qualcosa. Sì. Cioè, non è uno che gli fa il fallo, ma è lui che lo va a cercare. Cioè, è lui che si va a camminare della traiettoria del piede del difensore dell'Udinese. Mm-hmm. Certo, per carità, è stato furbo. Beh, ragazzi, però... c'è un attaccante furbo, un difensore un po' fesso. Ci sta, il calcio. Il difensore che deve fare? Cioè, si deve spostare. Ho capito. Si devi togliere.
però non aveva il piede piantato a terra, cioè l'inizio di uno sgambetto, cioè poi il tocco è stato lieve, ok, se tu stavi con tutti e due i piedi piantati a terra allora ti davo ragione, non è uno smaterializzarsi, lui ha alzato il piede per toccarlo, quindi anche per me la mettersi davanti, brava. Anzi, ho l'impressione che in Europa non sarebbe mai stato preso. No, non lo dai mai. Raga, ma non ci possiamo attaccare a ste cose, perché in Italia abbiamo un altro tipo di... No, ma in Europa sono ancora più scarsi che in Italia, quindi era facile che dava pure l'ammonizione o l'espulsione. Ma tendono a non fischiare anche quelli più evidenti di questo in Europa. Intanto continuano ad arrivare notizie da Sky che Di Marzio ha dato italiano per il post Spalletti, però chiaramente ne parleremo in questi giorni. Iaio, il resto della partita? Ho messo la fucina sotto. Certo, te l'ho detto, al secondo tempo secondo me la Lazio ha meritato, si è mangiata pure 2-3 gol. Milinkovic grossa come una casa, hanno occasione, ha lisciata la palla, e Udinese sì, dopo il gol annullato un po' ti sei preoccupato, un laziale si preoccupa quando vedi che Nestorovski ti fa gol pure se è fuori gioco, dici cazzo questi mo recuperano, e invece abbiamo tenuta, siamo riusciti a tenere la partita. Ti faccio vedere la classifica, raga, ma secondo voi ormai possiamo dare la Lazio ufficialmente in Champions? È andata, sì sì, ma non ufficialmente seconda. No vabbè, chi ce ne fotte, dai, un piede e mezzo ce l'ha dentro. Attenzione, è arrivata una bomba di Caressa. E c'è Instagram, cioè Dio non sia Instagram down, potrebbe essere. Sì, è vero, non carica. Non carica niente. Clamoroso. Cioè, vuoi vedere la bomba di Caressa al volo? Yes. Il Milan potrebbe fare un colpo grosso grosso in attacco. Si parla di un attaccante che da anni è uno dei migliori di Premier, ma non è mai riuscito a vincerlo. La figurina. Harry Kane. Clamoroso. Già Harry Kane. Mamma mia, Harry Kane. Prima reazione, se dovesse essere vero. Il mio pupillo. Vado subito a prendere Firmino l'ha vinta. Firmino l'ha vinta la premia. Aubameyang. Vabbè, però non penso. Però nome forte. Aubameyang quest'anno non ha giocato. Ma Kane, ti sei subito intristito, Aubameyang. Sì, raga, però c'è, cioè, tra Kane e Giroud in due fanno 150 anni. No, ma Kane non avrà manco 30 anni. No, perfetto, l'attaccante è l'età perfetta. 29. Ma non verrà mai, mi sembra strano che... Ma magari, raga. Rispetto agli attaccanti che ha avuto il Milan negli ultimi anni, Kane sarebbe... Ma quanto prende Kane? È impossibile. Vado subito a verificare. Vado 10 milioni, guarda. Kane non verrà mai perché è uno dei migliori amici del principe ed è il simbolo dell'Inghilterra, quindi scordatelo Manfredi, è Aubameyang, sicuramente Aubameyang. Che schifo. 12 milioni di euro lordi a stagione. Ma dai, ma secondo te non avete soldi a pagare Leao, fate fatica, vai a prendere... come tutta la vostra squadra di adesso.